volete acquistare crediti, fifaeasy.com è quello che fa per voi. Link e codice coupon dell'8% qui sotto in descrizione. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono FIFA Orso ed oggi sono qui per portarvi la play review di Big Mac Massimo Maccarone in form. In questa sua carta con 74 di overall, quindi un più 1 rispetto alla carta base, con 72 di velocità, 74 di dribbling, 80 di tiro, 30 di difesa, 70 di passaggio e 62 di fisico. Work rate alto, medio, 3 stelle di mosse, abilità e 4 stelle di piede debole. Maccarone ragazzi è un giocatore interessantissimo che mi ha realizzato 10 gol in 5 partite, quindi una percentuale realizzativa molto alta. Ma partiamo come al solito dai pro. Primo pro, anzi primi due pro riguardano il suo tiro, quindi andiamo velocemente a vedere il tiro. Un 80 diviso in 83 di posizionamento, 81 di finalizzazione, 78 di potenza tiro, 78 di long shot, 74 di tiri al volo e 76 di rigori. Statistiche secondo me molto buone per essere un giocatore argento. Appunto adesso vi dirò i due pro del suo tiro, che sono l'81 di finalizzazione e il 78 di long shot, che in game è praticamente uguale alla finalizzazione. Infatti finalizza sotto porta al meglio, è uno spettacolo sotto porta, devo dire che sembra quasi un giocatore oro normale, un oro raro o magari un if, quelli là un po' più da 78-79, sembra veramente quasi un giocatore normalissimo che non è un 74 per quanto finalizza bene. Altro pro appunto i long shot, tira benissimo da fuori area e vedrete nelle clip un gol realizzato mi al 90esimo da Maccarone, che mi ha permesso anche di vincere la partita, un gol che io non mi aspettavo e che ha inciso molto sulla valutazione finale perché ero molto indeciso, ma dopo quel gol ragazzi ho dovuto per forza alzargli il voto, quindi un tiro veramente veramente buono. Buoni anche i tiri al volo e la potenza tiro si sente sì, ma non sono così rilevanti come appunto la finalizzazione e i tiri dalla distanza. Passiamo al terzo pro di Maccarone, che è l'accelerazione. La velocità è un 72 diviso in 75 appunto di accelerazione e 69 di velocità scatto. L'accelerazione, al contrario della velocità massima che vi anticipo essere un contro, mi ha stupito. Infatti riesce quando accelera a entrare molto bene nell'area ad arrivare alla conclusione. L'ho utilizzato soprattutto così, infatti puntavo l'uomo quando ero vicino alla porta, così in accelerazione lo saltavo e andavo alla conclusione. Molto buono. Altro pro di Maccarone sono i passaggi corti, infatti è un attaccante con cui mi è capitato spessissimo di dialogare molto bene con le ali, riesce a fare degli 1-2 perfetti, quindi passaggi corti devo dire sono molto molto buoni e danno un 75 di valore in carta. Passiamo adesso all'ultimo pro di Maccarone, che è il suo prezzo. L'ho pagato 7500 crediti e devo dire che per sembrare quasi un giocatore oro è molto buono. Tre contro di Maccarone sono: velocità massima, come vi avevo detto, in cui si perde un po' e si fa raggiungere dagli altri, lì si nota infatti che non è appunto un top di giocatore. La resistenza, perché già verso 75esimo noterete che è molto molto stanco e non vi garantisce tanta qualità in campo. E l'agilità ragazzi, perché comunque anche 3 stelle di solo 3 stelle di skill in più non è appunto velocissimo in velocità massima, quindi pecca anche di agilità. Il voto finale è 7 ragazzi, gli do un 7, ero addirittura combattuto se dargli un 7,5, ma mi fermo al 7 ragazzi, ma sono sicuro che Maccarone riuscirà a tenere una carta second if, quella là sarà veramente veramente forte. Detto questo, la review finisce qui ragazzi, io vi invito a lasciare un like e un commento e iscrivervi al mio canale che trovate in descrizione, al canale di Noi Malati di Foot. Ciao ragazzi!